Buonasera, ore 21 in diretta dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay dopo il pareggio casalingo con la Viterbese. Si torna subito in campo, domani è ancora campionato per il Pescara, trasferta a Gubbio per la sesta giornata di questo torneo di Serie C. Pescara raggiunta al primo posto in classifica dalla Reggiana e dal Cesena, quindi questa sera analizzeremo il pareggio con la Viterbese e analizzeremo anche i vari aspetti, luci e ombre di queste prime partite di campionato. Vado subito a salutare gli ospiti di questo numero, il collega Walter Nerone. Buonasera Walter, buonasera, ben rivisto. Buonasera a tutti. Ritrovo ovviamente il nostro compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera Francesco. Salve. Ritrovo con piacere un altro collega, Nicola Marini, buonasera, buonasera Nicola, buonasera. Poi sono con noi Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te. E torna in studio anche il dottor Pietro Literio, psicologo, buonasera Pietro, ben rivisto. Buonasera Enrico, grazie. Saluto Andrea Costantini in studio, questa sera c'è qualche posticipo ancora. Buonasera, buonasera a tutti, sì, si gioca in Serie A, 0-0 il parziale tra Venezia e Torino, si gioca anche in Serie C, girone C, un derby del sud, potremmo definirlo, tra Catanzaro e Catania, partita appena iniziata, 0-0, a te. Un saluto a Maurizio Daguin in regia, a Loris Bennato alle telecamere. Intanto una buona notizia per la primavera del Pescara, che oggi nel posticipo di campionato ha vinto a Napoli con il risultato di 3-1, doppietta di Blanute e gol di Delle Monache. Il Pescara in classifica sale al 13° posto con 4 punti, quindi complimenti alla squadra di Ervese che ha vinto in trasferta contro un Napoli che era sesto in classifica. Almeno una soddisfazione questa settimana per i colori bianco-azzurri. Allora, domani sesta giornata di campionato a Gubbio, si gioca alle ore 21. Due pareggi consecutivi all'Adriatico. Nicola Marini, che significato hanno questi due pareggi con Pesaro e Viterbese per il Pescara? Ma fa parte delle ombre, tu parlavi prima di luce e ombre, sicuramente. Iniziamo dalle ombre allora. Sì, l'hai cominciato tu con le ombre. Sì, sì, sì. Beh, sicuramente è stata una delusione per i tifosi e ha dato, cioè non ha dato ancora una dimensione vera di questa squadra. Siamo alla quinta giornata, quindi ho visto risultati anche più clamorosi in giro. Solo che tu vinci due partite in trasferta e poi ne pareggi due con squadre che sulla carta non erano assolutamente impossibili da superare. Quindi questo sicuramente fa parte delle ombre. Ripeto, a 5 giornate dalla partenza è sempre difficile tracciare dei bilanci, però sono le prime sensazioni. Le prime sensazioni, ecco, sicuramente quelli che avevano pensato che sarebbe stata una passeggiata di salute devono cominciare a ripensarci, perché questo sarà un campionato molto duro, molto lungo e quindi anche molto impegnativo. Che poi il Pescara abbia una squadra attrezzata per vincerlo, questo ne sono sicuro. Ecco, proprio questo è il discorso, perché dopo le prime partite, almeno fino alla terza giornata, questa squadra, Walter, dava probabilmente un'idea diversa. C'è stato un passo indietro anche a livello di gioco? Ma oddio, diciamo che dal mio punto di vista, storia bicchiere mezzo pieno, diciamo che c'è stato il mancato passo, ulteriore passo in avanti. Secondo me sta squadra, non abbiamo ancora un'idea precisa delle sue, della sua, diciamo, vera dimensione, vogliamo dire vera forza. Anche perché secondo me Auteri non ha ancora l'11 base, o comunque non ha gli 8-9 base. Posso capire che su un paio di uomini ci può stare tutte le settimane, poi con 5 cambi e si può anche pianificare, no? Su due. Io credo che lui non abbia ancora fissato gli 7-8 uomini, diciamo, di riferimento. Cioè qualcuno... una strategia sua, quella di dare spazio un po' a tutti, oppure pensi non veramente lo so, che sta facendo, no, ancora, ecco, delle qui, prove? Qui ho molti dubbi, perché alcune scelte mi sono parse figlie di una, diciamo così, di una idea di partita piuttosto che di una strategia di cercare le garanzie. Qui io ho molti dubbi. Io ho molti dubbi, per esempio, ancora sulla difesa. Cioè, guardando gli avversari, pallone d'Achille da anni, da anni, ma diciamo che volevo illudermi che quest'anno avessimo risolto i problemi. Adesso c'è chi si arrampica sui famosi specchi distinguendo difesa e fase difensiva.
ma il risultato è quello. Insomma, l'altro giorno qualcuno mi ha detto che cerco il pelo nell'uovo. Ecco, io, se posso essere un po' spiritoso, direi che vorrei ancora capire se c'è l'uovo. Ecco, il primo tempo della partita con la Viterbese forse è stata la peggiore espressione di questo inizio di campionato, però Auteri a fine partita ha dato una chiave di lettura un po' più morbida. Mentre non era soddisfatto dopo le vittorie conquistate in trasferta, e ci poteva anche stare perché erano vittorie maturate nel finale, questa volta lui cerca un po' di buttare acqua sul fuoco delle eventuali critiche. È un giusto atteggiamento, lo chiedo a Pietro, Riccardo e Francesco e poi anche a Nicola. Pietro, prego. Ma qua ci sono tanti ragionamenti da fare, però rispondo alla tua ultima domanda. Secondo me non è buttare acqua sul fuoco. Secondo me invece la Viterbese ha giocato di strategia, cioè ha usato la clava contro una squadra che è il Pescara, che usa il fioretto, che è molto tecnica. E come si può contrastare una squadra molto tecnica come il Pescara? Con l'intensità agonistica, con l'aggressività. E il Pescara ha sempre sofferto l'aggressività, tutte le squadre tecniche. Vuol dire soffrono. Che non si è calata ancora nella realtà di questo campionato, esatto, sotto questo aspetto? Esatto, infatti l'allenatore lo dice che ha bisogno di crescere questa squadra, soprattutto sull'esperienza, anche perché questi sono errori di ingenuità. Non dimentichiamoci a tal proposito che con l'altra partita, quella contro la Vispesaro, che se non ricordo abbiamo pareggiato, i giocatori o alcuni giocatori parlavano prima della partita di poter ripetere il campionato della Ternana, quindi già stavano montandosi. Un po' tutto l'ambiente all'inizio della stagione, dopo le prime due partite, già aveva questo. Possiamo ripetere il campionato della Ternana, sì. E lì si alza troppo l'asticella, è troppo presto. Ecco. Riccardo, sei d'accordo con questa analisi o no? Sì, diciamo di sì, però devo dire che abbiamo fatto, ormai le partite sono molto simili, cioè, durante 90 minuti passiamo dei momenti di gioco intenso e dei momenti dove la squadra non risponde, ma soprattutto il fatto che, risponde alla tua domanda, che lui quando vince anche in trasferta attacca la squadra e quando pareggia tendenzialmente tende a difenderla, beh, questa è una strategia, lui vince, quindi è forte e quindi lui chiaramente in quel caso può fare qualche accorgimento. Sul pareggio, dopo aver fatto secondo me la partita più brutta, credo delle 5 che ha fatto, la più brutta, e lui cosa fa? Allora, sul pareggio lui tende a difendere la squadra, ma lui secondo me ha delle colpe perché ho visto delle ingenuità organizzative della squadra importanti. Ti faccio un esempio: dobbiamo recuperare un gol, siamo in svantaggio. Cosa vuol dire tutti all'arrimbaggio e andare tre volte consecutive, 3-2 sulle ripartenze loro? Non è un comportamento da squadra organizzata, è un po' giocare la viva il parroco. E questo noi, la Viterbese, non ricordiamoci che sul rigore, dopo il rigore 1-0, ha avuto una palla con doppio palo interno, che c'era una possibilità su 100 che uscisse, ed è quella che ci ha graziato. Ma dirla tutta, il migliore del Pescara ancora una volta è stato il portiere di Gennaro. Assolutamente sì. Esatto. Assolutamente sì. E poi lui ha puntato le ultime due partite su un giocatore che anche in questa partita a un certo punto l'ha sostituito, perché doveva obbligatoriamente sostituirlo, che è un giocatore che non credo che faccia parte di questa squadra. Poi entreremo nel dettaglio. Nicola, prima di andare da Francesco, ma sono eccessive queste valutazioni critiche proprio perché siamo all'inizio, oppure sono realisticamente giuste? Beh, allora, diciamo che la squadra è prima in classifica, senza aver fatto niente di eccezionale. Che ci siano dei problemi, sicuramente ci non sono. Non ha incontrato ancora nessuno, eh? Esatto. La prima cosa che bisogna, diciamo le cose. Bisogna dire è che, per esempio, ha incontrato 5 squadre che sono nella classifica, sono sicuramente nella classifica medio-bassa. Quindi, diciamo dove, che dove abbassi più la guardia, però. Sì, sicuramente la tensione cala e quindi è chiaro. Sicuramente in questo momento il Pescara si trova meglio a giocare in trasferta perché ci sono più spazi e quindi può imporre meglio il suo gioco. In casa soffre. Ricordiamoci anche la prima partita con l'Ancona, sì, che abbiamo vinto, ma che nello stesso tempo abbiamo sofferto. Cioè non sta dando un'impronta della squadra che può dominare il campionato, questo sicuramente no. E poi ho l'impressione, come diceva Walter, che ancora non c'è un'idea chiara della squadra base.
tenendo presente ancora di più che il Pescara, pur non avendo un cannoniere, perché finora c'è stata una specie di cooperativa, come dice qualcuno, di gol, è quella che ha segnato più gol, però è anche quella che tra le prime 10 ne ha presi di più. Quindi secondo me certi equilibri ancora non ci sono. Ecco Francesco, diciamo un passo indietro sul piano del gioco, perché proprio contro la Viterbese manovra non fluida, palloni buttati in avanti, cosa che non era accaduta nelle prime partite, forse mancava continuità di rendimento, però delle buone giocate si erano viste. Ora cosa è successo secondo te? Una partita, diciamo un primo tempo, tre quarti di gara quasi sbagliate, con troppi errori. Io credo che sia un problema di natura tattica. Otteri non vuol sentir parlare di moduli, perché non dice 3-4-3, 4-3-3. No, io non parlo di moduli, ci mancherebbe. No, io parlo di... Che potrebbe essere invece vero. Otteri non vuole sentire parlare di moduli, perché vuol dire che non ne vuole parlare lui, ma credo che sia normale parlare di moduli. Se non vogliamo scomodarci a parlare di moduli, parliamo di posizione in campo dei giocatori, di soluzioni tattiche. Ricordava bene Riccardo, dopo il rigore, la parata di Di Gennaro e due pali con un tiro. Lì anche su quell'azione che prima il buon Maurizio ci ha fatto rivedere 3-4 volte, mi sembra che la difesa non è che fosse posizionata tanto bene. Quelli che ne capiscono di più di me mi dicono, e parlo ovviamente di allenatori, di direttori sportivi in giro per l'Italia, mi dico che il 3-4-3 è uno dei moduli più difficili, tanto per soprattutto in fase difensiva deve avere dei meccanismi quasi perfetti, perché la difesa quest'anno ancora non dà determinate garanzie, come diceva Walter, però adesso stiamo parlando di una difesa dove ci sono tutti i giocatori nuovi, eccezione fatta per Drudi. E per andare poi a concludere il discorso, l'unico aspetto, anzi non l'unico, l'aspetto positivo più importante è che questa squadra non è la prima volta che risolve o vincendo o pareggiando nel finire di gara. Quello che lascia perplessi, perché tu per 20 minuti, mezz'ora con la Viterbese nel secondo tempo sei stato meglio in campo rispetto all'avversario, con molta più determinazione, e perché non prima? E questo credo che sia il grande lavoro che aspetta ad Auteri. Allora, poi a fine partita Auteri, ci torniamo proprio per la cronaca, così si è soffermato sull'episodio del rigore, vorrei che l'ex arbitro Walter Nerone ce lo commentasse. Andiamo a rivedere questo episodio, l'intervento dei Drudi, poi il pensiero di tutti quanti, rigore che si può dare, che non si può dare, però non mi sembra una decisione così eclatante in negativo. Allora Walter, che dici? Che è successo qui? È un rigore che lo puoi anche non dare, però se l'arbitro ha visto la dinamica, hanno fatto 8 metri avvinghiati l'uno all'altro. Allora se tu guardi l'inizio dell'azione, è il difensore che cerca l'avversario. Il finale forse ha accentuato troppo la caduta del giocatore avversario. Posso fare una domanda? Onestamente, accentuata, che si è tra, persone, male. Tra sì. Persone serie, ma a parti inverse, non dà quel rigore a Pescara. Cioè io stavamo a parlarne, mi sarei messo a urlare ancora adesso. Stavamo ancora a parlarne, no? Qua non c'è bisogno neanche del VAR. Io credo che Drudi il fallo da rigore l'abbia fatto molto prima che quello cada. All'inizio sì. Prima che arriva sul dischetto in cui qua è il fallo da rigore che ha fischiato l'arbitro. È lì la visuale. L'arbitro perfetta. Ha fischiato prima che la palla. Il rigore che si può dare, Riccardo, va Nicola. Scusi, questo rigore nettissimo, senza discutere. Lo aggancia prima, corre, lo porta giù. Cioè, più di così, se non dà un rigore del genere, io poi l'ho visto. L'arbitro. No, ho capito, lui faceva l'arbitro, io il giocatore. Più che l'arbitro. Lui ha guardato la dinamica, guarda lì, lo sta. Ma rigore netto, va. Sta guardando la coppia, perché Auteri è stato bravo, del resto diciamo, come dire, lui vede la partita dal lato suo, no? Auteri si è focalizzato sull'atto finale, il volo che fa quello lì, il volo è chiaramente amplificato, però il poveretto guarda come cade,
tant'è che se ne va nello spogliatoio dopo tre minuti. Allora, quando uno viene sostituito dopo tre minuti da quel fallo, prima di parlare di simulazione, contiamo fino simulazione, a 5, insomma, simulazione non è. Purtroppo è il rigore. Certamente la dinamica dell'azione a palla lontana, nella vulgata popolare, la palla non la poteva pigliare. La palla in gioco si fischia il rigore come l'espulsione. Questa è una cosa Martinelli. Che dovrebbe. Come dice Andrea? La palla va addosso al giocatore della Viterbese, che viene commesso fallo, quindi era giocabile da Martinelli. Certo. Ma guarda, Drudi è andato a cercare l'uomo che si sa è uno dei due terminali dei calci d'angolo, cioè, della Viterbese. Non c'è una possibilità su 100 che non dai questo rigore. Allora, secondo voi, un tecnico esperto come Auteri, perché si sofferma su questi episodi? Ma ti deve spiegare gli altri 88 99% degli arbitri, degli allenatori, ma ormai è una vita che seguiamo il calcio, nessuno di noi si è fatta la prima comunione ieri. Il 99% degli allenatori vedono la partita, la giudicano soprattutto a caldo. Lui doveva spiegare, tu sei stato in conferenza stampa a fine partita, parlava di nervosismo, cordialmente dialogato su questo argomento, mi piace il cordialmente, lui doveva spiegare gli altri 85 minuti, punto. Quello è stato il suo problema, si è fermato lì per dire che quello ha, come dire, condizionato, ha cambiato tutto. Io sono d'accordo, quell'episodio per esempio ha reso ancor più discutibile la scelta dei tre attaccanti. Se tu non hai un centrocampo geometrico con uno che dà i tempi, un play, diciamo, istituzionale, mi metti tre pesi leggeri là davanti contro una difesa che ha solo fisico. Allora, delle due l'uno, o hai intenzione di avere sempre la palla tra i piedi, altrimenti quei tre non si giustificano, ma con quel centrocampo tutto corsa, io francamente quei tre non li ho capiti. Dopodiché lui, scusami, dice, Walter, ma lo chiedo a te, lo chiedo un po' a tutti, ma minuti, siccome sono aspetti che un po' tutti hanno visto, hanno giudicato in maniera diversa, come si fa a non rendersi conto di questa carenza che c'è in una zona nevralgica del campo, perché abbiamo due centrocampisti come Memusciai e Rizzo che di qualità ne hanno poca, non giocando. Io ricorderei una vicenda, si parla del 3-4-3 perché quello è il modulo di Auteri. Stiamo parlando della squadra sta prima in classifica. Ma certo, certo. Come si chiama? Io ricordo l'ultimo 3-4-3, diciamo, di Marino. Quando risolse i problemi Marino, quando mise Zuparic a fianco a Pelpires, lasciando a uno la costruzione e all'altro la fase di interdizione, perché lì con i due rischi sempre di essere in inferiorità numerica. Se non hai uno capace di fare legna, l'altro non riuscirà mai a costruire come vuoi. E allora il Pescara comincia a avere problemi nel momento in cui esce Pompetti dal campo, o non entra Valdifiori. Per adesso sì, questo lo dice il campo finora. Tra l'altro la protezione anche dei due bracci del quinto, dei quinti, non è che sia, perché sono più proiettati verso l'attacco e giustamente si ritrovano là in mezzo in due e se la passano male, insomma. Perché poi qui non si contesta la formazione iniziale, perché noi parliamo ovviamente col senno del poi, però la partita si legge e si dovrebbero valutare le lacune durante i 90 minuti. Ad esempio D'Ursi, Rauti e Galano hanno avuto difficoltà. C'era stato il triplice cambio a Carrara, quando forse non sembrava così eclatante questa triplice sostituzione. Avremmo voluto vedere un cambiamento radicale alla fine del primo tempo, e invece quei tre sono rimasti lì davanti. Poi è anche vero che sono arrivati pochi rifornimenti agli uomini del settore avanzato. Infatti uno dei problemi è che manca l'uomo che detta i tempi, questo è qua. Sì, forse dovrebbe farlo Memusciai, ma Memusciai non è nelle sue caratteristiche. Io sono molto d'accordo su quello che tu hai detto sulla disamina dei due centrocampisti, perché ci vuole quello un po' più offensivo e quello che fa legna. Noi abbiamo due che fanno legna, ho capito. Pietro? A me non piace andare molto alla ricerca dei colpevoli o il famoso pelo nell'uovo. Io evidenzierei più i punti di forza e gli errori possibili. Secondo me c'è un motivo ben preciso, secondo il mio parere, che spiega un po' tutto quello che stiamo vedendo e gli errori.
c'è la strategia, come hai detto tu Enrico, di Auteri, dell'allenatore, di unire l'ambiente innanzitutto e anche la squadra. Ma questo fa bene, se vogliamo. Però questo significa correre dei rischi, perché Auteri, per fare spogliatoio e unire la squadra, vuole che c'è bisogno... Deve avere dei motivi credibili, no, però. Lui dice che c'è bisogno di tutti e quindi cerca di inserire in campo più giocatori possibili. Ma nelle amico ultime... di tutti, amico di nessuno. No, finisco il ragionamento, Riccardo. Poi replico. Nelle ultime partite lui ha inserito molto Rauti e Galano, che invece non si integrano come si integrano subito, ad esempio, Ferrari e De Marchi. E il risultato si è visto nel secondo tempo. Quando sono cambiati gli interpreti. L'attaccante che ha giocato di meno è quello che ha fatto più gol. Chi? Ferrari. Riccardo, ma danno anche più profondità e verticalità al gioco, cosa che non fa Galano e non ha fatto Rauti. Quando vanno Riccardo, con tutto rispetto, io la penso esattamente all'opposto di quello che ha detto il mio amico. Sì. Allora, nel gioco del calcio ci sono i titolari e le riserve. Non esistono 20 titolari, esistono 11 titolari e 11 riserve. Questo ragionamento lui non fa, e infatti non si fa, vede, e infatti fa, si vede no, i risultati no, che ha. No, I titolari deve sapere essere titolare nel modo del calcio. Tu dici ragioni così, e infatti vedo i risultati. Non è vero, il titolare deve sapere di essere titolare. E la riserva sa che è una riserva. Conquistarsi in campo, no, io lo provo mezz'ora, poi provo Galano un quarto d'ora, ma che Riccardo, modo è? Sono d'accordo, ma con dai, te, ma non è questo il momento. Ma no, ma il momento è che romperebbe l'unità della squadra e della io media. Credo che lui voglia vedere i giocatori che in partita reagiscono in un modo e in allenamento, che c'è una grande diversità tra il giocatore in allenamento e il giocatore che affronta una partita. Ci sono grandissimi giocatori che in allenamento sono dei fenomeni e in partita sono scarsi. Però i cambi e viceversa. Le sostituzioni molte volte sono determinanti. Esatto. Esatto. Non esiste più nel gioco del calcio. Ma questo lo dici tu. Ma chi l'ha detto? Ma scusa, posso rispondergli? Allora, la difesa dell'Inter sono Bastoni, De Vrij e Skriniar. E i tre esperti sono D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov. Punto. Si hanno benissimo le gerarchie. Perché a Pescara non si possono fare? Voi parlate della Juventus, del Milan. Ti dico tutte le squadre. Esistono le gerarchie nel mondo del calcio. Noi siamo tutti uguali. Tu sei più bravo in allenamento, giochi tu. Perché poi si crea confusione. E molte volte le partite vengono risolte. Vuoi rispondere, Francesco? Passo avanti. No, perché rispondo? Quello è convinto in quel modo. Ma non è che sono convinto. Ha nominato il Milan, che tutti i giornali lo stanno dicendo, lo vediamo, proprio perché Pioli dà spazio a tutti quanti. Ma chi? Com'è che? L'ultimo ieri. Ma come concetto? Adesso non fermiamoci. Ma come concetto non esiste più così. Nel Pescara, 24 giocatori, alcuni. Infatti vedo che cosa. Ma tu le vedi le partite. Ma cosa dici? Ma il Pescara è una confusione totale in campo. Scusami, Nicola. Sì. Ma perché fino adesso non hanno giocato sempre gli stessi in difesa? Due partite ha giocato in grosso e come dire, prima giocato 2 su 5, quindi Castellotti, Drudi e Frascatore. E l'unico è Drudi che sappiamo che l'unico è Drudi e gli altri partite ne hanno giocate 4. Al Pesamio siamo all'80%, no? Tre partite e due. Nicola, già ci aveva dei punti fermi. Scusami, Francesco, se no Pombetti lo farebbe giocare pure se c'ha la febbre. Non lo so. Nicola, scusate, hai ragione. Nicola. Allora, punti fermi una squadra li deve avere. Grazie. Questa però è una squadra in costruzione. Questo è il problema. Esatto. È una squadra in costruzione perché ancora lui non sa, l'allenatore, qual è l'anima definitiva di questa squadra. Stiamo ancora con Dursi, Memusciai, Drudi, diciamo, e Gennaro. Secondo me in mezzo a quattro ce n'è almeno uno, se non uno e mezzo di troppo. Secondo me ha le idee chiarissime, invece solo che non si espone per ora perché deve fare gruppo. Ma gruppo all'intervallo si fa solo con i risultati. Poi tenete presente un'altra cosa: il fattore delle 5 sostituzioni ha cambiato il calcio. Sta cambiando il calcio completamente. Esatto. Questo è la grande verità. Per cui tu quando costruisci una squadra e quando vai in campo già devi pensare a quello che può succedere al 60esimo, perché al 60esimo pare che tutti hanno scelto questo 60esimo per fare i cambi, e spesso si cambiano le partite e si cambiano i risultati. Comunque, Auteri ha parlato sabato, ieri abbiamo avvicinato il presidente Sebastiani al microfono di Roberta Di Sante, molto tranquillo, sentiamolo.
Presidente Daniele Sebastiani, iniziamo dall'ultimo incontro, un passo falso per il Pescara, un suo parere, iniziamo da lì. No, passo falso no, perché ci sono sempre gli avversari. Fino adesso abbiamo incontrato tante squadre che davano come squadre piccoline, invece sono tutte quante là davanti, che l'Ancona è là davanti, la Vispesaro ha vinto anche a Teramo, la Carrarese è anche lì, quindi voglio dire, purtroppo il campionato di Serie C è così, quindi passo falso sarebbe stata con la sconfitta, invece alla fine la squadra ha dimostrato di lottare fino alla fine e abbiamo portato a casa un punto che è importante. Le chiedo se c'è bisogno di trovare secondo lei ancora quelli che sono i giusti equilibri tra i reparti in questa fase iniziale. Beh, all'inizio del campionato è chiaro che si cerca un allenatore nuovo, 9/11 di giocatori nuovi, è chiaro che ci vuole del tempo per amalgamarli, certamente chi ha giocato insieme anche l'anno scorso farà sicuramente meno fatica, noi faremo più fatica degli altri, però piano piano il mister sta lavorando in settimana sempre molto bene e piano piano arriveranno anche i meccanismi giusti. È questione di tempo, Walter? Ma sì, io comunque devo dire una cosa, al netto di tutto quello che stiamo dicendo, al netto anche del fatto che contrariamente a quello che dice il Presidente, il Pescara non ha affrontato le corazzate. La Reggiana, che è a pari punti col Pescara, ha incontrato già Siena, Modena, Entella e forse è Gubbio. E, il calendario diciamo che ha sorriso un po' al Pescara, perché ti ha dato delle squadre in costruzione come in costruzione. Potrebbe, scusami, però esserci anche l'altra faccia della medaglia. Giochi con squadre più aperte, probabilmente hai più sì, spazi. Forse lì stavo arrivando. Il dato, secondo me, inconfutabilmente positivo è un altro, che poi voglio dire uno può leggere anche in negativo, ma non tanto. Le partite le hai 4/5, le hai risolte dall'88esimo al recupero. Un gol al 79esimo, non mi ricordo se era forse quello di Carrara. Una sola partita risolta. 6 su 9 negli ultimi 10 minuti, dai. Guarda, io ho 90 più 3 Ferrari, 88 col Montevarchi, 88 con la Vispesara, 90 più 2 l'Ancona Zappella. È quello che ho detto prima. A Carrara, diciamo che ha vinto in tranquillità al 79esimo. Allora, questo che vuol dire? Uno, che queste partite non le hai dominate. Due, che però alla fine c'eri tu sul campo e alla fine hai saputo colpire per caso non mi importa. Se cinque partite le risolvi, offensive. Beh, uno le due le sì. hai recuperate. Però se tu 5 partite su 5 le risolvi nel finale sempre a tuo favore, o recuperando o vincendo, vuol dire che comunque stiamo parlando di una squadra che rispetto a molte altre, diciamo, sul campo ci sta 95 minuti, 95. Dietro, sì. Una cosa su questo, sì. Vincere in questi modi, soprattutto soffrendo e soffrendo parecchio, allena molto. No, a parte che allena molto, fa soffrire noi, allena molto, ma soprattutto cementa il gruppo fa crescere molto la fiducia nei giocatori di potercela fare a recuperare poi. Stasera quindi, Riccardo non si trova d'accordo. E poi, nulla, e poi paradossalmente rinforza pure l'allenatore, perché spesso e volentieri risolvono le partite anche di nuovi entrati. No ragazzi, ma quindi, poi io non quindi so. Quindi si va, ma siete per ricordo, io non si va la lettura vado a casa dei cambi azzeccati. Esatto. Non vedi, acquisisce fiducia anche l'allenatore, certo. Allora, scusa, ma vedi il cambio perché stiamo prendendo in pubblicità Nicola e poi Riccardo. Allora, tutti hanno presentato il Pescara come una delle favorite del campionato, anzi una corazzata. Finora non è stata una corazzata, è stato un cacciatorpediniere, però va bene così. Ma una squadra che deve vincere il campionato, perché qui lo devi vincere il campionato, perché se vai a finire nei playoff, certo. Diventa un altro campionato e un'altra un bussolotto che non si sa quello che esce. Sì. Non te puoi affidare, se tu sei forte, non puoi
rimontare sempre o vincere agli ultimi minuti. Adesso è successo, siamo stati in alcuni casi anche un po' fortunati, ma non te puoi affidare a questo, cioè la squadra forte va, impone il suo gioco, al trentesimo del secondo tempo la partita deve averla chiusa, secondo me. Riccardo? Ha detto le mie parole, ti mando in pubblicità prima, ha detto tutto lui. Una squadra forte al trentesimo va in campo con i giocatori del Pescara, va in campo, gioca la partita, chiude la partita e al trentesimo palleggia. No, che devi andare, perché sei fortunato, e se non sei fortunato, quindi presuntuoso, non è presuntuoso. Ma noi parliamo di una squadra che che ha 24 titolari, avete detto voi. Per me no, avete detto voi prima. Con 24 titolari tu vai agli ultimi minuti e sei fortunato, perché se non sei fortunato perdi la partita. Allora, Francesco, vuol dire che in questa squadra, in questo campionato non c'è uno squadrone, e qui chiamo in causa, dopo la pubblicità, Andrea che sa a memoria le rose di tutti i giocatori, perché la Reggiana mi sembra che c'ha gli stessi punti del Pescara, il Cesena c'ha gli stessi punti, il Siena ha correnti alternate, il Modena c'ha 3 milioni di problemi, perché il Modena non c'è una corazzata, quindi. Appunto, quindi fino adesso non c'è nessuno squadrone, quindi anche la Reggiana. Attenzione, Cesena, la Ternana, che lo scorso anno ha stravinto il campionato, nelle prime 4 partite del torneo, quello stavo per dire, e ne vinse una, quindi non è che aveva una classifica. Questo Enrico è ancora presto, e la Ternana era, e la Ternana è, chiedo scusa, Andrea poi mi può smentire, ma credo di non sbagliare, la Ternana era la squadra dell'anno prima con qualche rinforzo, con Falletti e altri 2-3 giocatori. Noi non siamo la squadra dell'anno scorso. Ma questo sto dicendo che la Ternana, che l'anno scorso ha stravinto, che ha fatto 100 punti, partì come partì, ed era una squadra che già si conosceva. Bene, allora aggiornamenti sui campi, andiamo in pubblicità. Tra poco. Aggiungo che il Cesena in settimana ha firmato Missiroli da svincolato. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, intervallo a Venezia in Serie A, 0-0 tra Venezia e Torino, gol annullato per fuorigioco a Jonsen del Venezia. In Serie C, 1-1 tra Catanzaro e Catania, vantaggio etneo con Russini, pari di Carlini, a te. Bene, pubblicità, volevi dire qualcosa Pietro velocemente? Sì. Per quello che hai detto tu e avete detto, è che non si nasce forti come squadra, ma si diventa forti anche soffrendo. È un percorso di crescita. Pubblicità, tra poco. A Montesilvano Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:39 minuti, rientriamo in diretta con i nostri ospiti, ma Andrea Costantini ci aggiorna sui risultati delle altre gampe e anche su una nota che riguarda il presidente della FIGC Granina. Andrea. Sì, sempre intervallo a Venezia, 0-0, 1-1 tra Catanzaro e Catania, si sta giocando il primo tempo. Sì, Granina, che in un intervento questo pomeriggio ha parlato della riforma dei campionati, ha dato qualche altro dettaglio, è partito da una premessa, cioè che chi retrocede ad esempio dalla B alla C, dice Granina, su quattro squadre, su quattro club che retrocedono, tre nel giro di due anni falliscono, quindi il sistema deve togliere questa anomalia. E qual è l'obiettivo di questa riforma secondo Granina? Arrivare alla stagione 24-25 facendo delle fusioni di campionati, la B andrebbe fusa con la C d'Elite e la Serie C fusa con la D d'Elite. Sono dei campionati cui si arriverà progressivamente nel corso delle stagioni e l'obiettivo finale appunto è avere una doppia Serie B e una Serie A. Fino alla Serie B ci sarà il professionismo, poi ci sarà il semiprofessionismo. A te. Che ne pensi, Nicola? Ma mi sembra un po' complicata la cosa, però sai, Granina c'ha queste idee. Se è vero che tre, io questo per esempio è un andato che non avevo, che tre squadre che retrocedono dalla B, tre su quattro, falliscono, certo qualcosa bisogna fare. O comunque hanno grande sofferenza, grandi difficoltà sul piano economico. Le novità devono essere assorbite piano piano. Se ne parla fra tre anni. Sì. I prossimi, io sono stato sempre favorevole ai play-off, ai play-out, perché tengono vivo, sì, il campionato, no? Secondo me si potrebbero fare anche in Serie A, tra l'altro. Però, per esempio, il playoff della Serie C è assolutamente imbarazzante con nove squadre che fanno le play-off. Cioè, diventa un altro campionato. Ma non c'è paragone, il problema è che tu hai 60 squadre. È quello il problema. E ne hai 20 in, sì, Serie B. Non è che puoi far retrocedere. La prossima stagione sarà di preparazione alla riforma, credo che sia la soluzione migliore. Serie B
e diventano professionisti, e il resto semi pro. Poi nei semi pro, nei cosiddetti direttori, i semi pro sono il pericolo, l'insidia più grande che ci può essere. Io ho avuto un'esperienza felice, semi pro è un disastro, li ha vinti. È un allenatore pescarese che sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, perché la sua squadra è addirittura prima in classifica nel campionato di Serie B. Parliamo del Pisa, di Luca D'Angelo, che abbiamo in collegamento. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti. Allora D'Angelo, intanto complimenti per questo inizio di campionato straordinario. Partiamo dall'esperienza vincente in Serie C con il Pisa ai playoff contro la Triestina nel 2019. È vero che è un altro campionato quello dei playoff di C? Soprattutto se non ti qualifichi tra le prime tre o quattro, sì, perché sono tantissime partite. Noi arriviamo terzi in classifica, perciò abbiamo giocato solo quarti di finale, semifinale e finale, sei partite. Se invece ti qualifichi settimo, ottavo, la trafila è molto più lunga. È lì che è nato il miracolo Pisa e ora state raccogliendo un po' i frutti, perché non si sta per caso al primo posto in Serie B, in una B dove forse 10 squadre puntano a tornare in Serie A. Abbiamo uno zoccolo duro di giocatori che militavano già nella squadra che ha vinto quel campionato lì, però negli ultimi tre anni poi ne abbiamo cambiati abbastanza, soprattutto quest'anno. E per il momento siamo partiti molto bene. Però ieri grande partita anche a Parma. Sì, abbiamo giocato una buonissima partita e soprattutto nella prima ora di gioco avremmo forse anche meritato qualcosa. Allora, ecco, intanto stiamo vedendo anche le immagini di ieri. È sorpreso lei dal primo posto in questo campionato? Sì, perché obiettivamente noi abbiamo cambiato data quanto l'anno scorso e perciò si poteva pensare a qualche problema in più di coesione. Invece la squadra è partita subito forte, probabilmente perché siamo riusciti a costruire la squadra già nel periodo del tiro. Abbiamo sfruttato quel periodo per conoscerci meglio e sono anche un po' sorpreso, perché ci sono tantissime squadre che hanno così una caratura superiore alla nostra. Anche in un momento difficile per il calcio pescarese, lei rappresenta un po' la città di Pescara, lei è D'Aversa, perché D'Aversa allena Sampdoria, D'Angelo è primo con il Pisa, altri allenatori locali non stanno avendo momenti fortunati, quindi per noi intanto è importante avere qualche rappresentante che ci dà un po' di blasone, un po' di lustro, almeno questo per Pescara. A prescindere da me e da Messa, penso che Pescara, come calcisticamente parlando, soprattutto anche per la squadra, per la storia che ha a livello di allenatori, penso che sia secondo a pochissime realtà italiane, tenendo conto anche del bacino di utenza molto ristretto della nostra città. Abbiamo tantissimi allenatori che hanno... Poi però ci sono i cicli, questo è un ciclo che vede lei e D'Aversa, poi sicuramente saranno bravi anche gli altri. Allora c'è Francesco che vuole fare subito una domanda, poi Walter, qualche curiosità dei nostri amici. Mister, quindi è una favola alla luce di quello che state facendo voi, quando in tanti sostengono, anche determinati allenatori, è una squadra nuova, dobbiamo conoscerci, ci vuole tempo perché tutto giri al meglio. È una scusante quando le cose non girano, oppure ci può stare che una squadra quasi nuova come la vostra parta subito bene, giocando tra l'altro bene, non solo facendo risultati? Non penso che sia una scusante, perché se una squadra ha la pretesa di essere organizzata nel campo, è ovvio che i giocatori si devono conoscere bene tra di loro, sia a livello calcistico che a livello così caratteriale, si devono integrare bene con l'allenatore, con lo staff, con l'ambiente. Perciò ci vuole il giusto tempo per ottenere le cose. Ripeto, noi siamo partiti avvantaggiati dal fatto che dal primo giorno di ritiro avevamo quasi la squadra completa, e questo per il momento ha fatto obiettivamente la differenza. Altre squadre hanno acquistato giocatori sicuramente anche più importanti dei nostri, ma li hanno presi così in corso d'opera. E qualcuno ha campionato già iniziato.
perciò ha bisogno forse di più tempo per carburare. Due domande flash di Walter Nerone e di Pietro Litera e poi lasciamo D'Angelo. Walter. Mister, diciamo così, l'uomo del giorno è Lucca. Io l'anno scorso l'avevo visto per sbaglio una partita, ma aveva impressionato, però diciamo che poi me ne ero dimenticato. È davvero quello che si dice, teoricamente un nuovo, non lo so, Bobo Vieri o Luca Toni? O è meglio? Sì, il paragone è pesante ovviamente, però ha grandissime potenzialità fisiche e anche tecniche, è alto 2 metri. E nonostante questo riesce ad essere anche abbastanza rapido, e questa sua capacità sorprende gli avversari, almeno fino adesso probabilmente lo conoscono poco, ma è un giocatore sicuramente di grande prospettiva per il calcio italiano. Pietro? Sì, mister, buonasera, sono Pietro Litera, psicologo. Le faccio una domanda di parte: che importanza ha l'aspetto mentale in questo primato di avvio in classifica, che importanza dà lei all'aspetto mentale nel calcio in questo caso? Adesso questa è una domanda troppo complicata. Io ho sempre vado controcorrente, nel senso che ho sempre pensato che i calciatori, così come qualsiasi tipo di atleta, debba trovare le giuste motivazioni dentro di sé e non sperare che gli tiri fuori qualcun altro, perché tanto ognuno di noi nell'ambito lavorativo ha qualcosa da, soprattutto se vuole mettere in risalto le proprie qualità, ha qualcosa da dimostrare, perciò credo che i singoli calciatori, essendo piccole aziende, abbiano dentro di loro tutte le caratteristiche e la volontà di venire fuori e di primeggiare innanzitutto nei confronti dei compagni di squadra per cercare di giocare i titolari e poi nei confronti degli avversari per vincere la partita. Luca D'Angelo, uomo concreto, ovviamente dobbiamo farle la domanda sul Pescara e su Auteri. Che inizio è stato secondo D'Angelo? Io seguo da lontano, ho visto qualche partita, quella di Carrara, la squadra ha giocato bene, conosco il mister Auteri per averlo affrontato tante volte e so che è uno dei migliori allenatori della categoria, perché è un allenatore che imprime così il suo marchio alla squadra. Io in quella partita già ho riconosciuto qualcosa nel suo lavoro, è una squadra forte il Pescara anche a livello singolo. Il campionato di Serie C è complicatissimo, ma penso che Pescara le carte in regola per poter così lottare per tornare dove deve stare. Bene, Luca, noi ci risentiremo verso il mese di maggio quando si avrà una classifica. Speriamo, noi facciamo tutti il tifo per il Pisa. Anche prima, su. Anche prima, magari maggio, dai. Se si conferma a quei livelli. Facciamo il tifo per Luca D'Angelo in questa Serie B. Ovviamente, in bocca al lupo per le prossime partite. E ancora complimenti per questo primato in classifica. Grazie. Grazie a te, Enrico. Ciao. Un saluto da parte dello studio. Riccardo, prima dicevi di Galano, ce l'hai con Galano tu? No, io non ce l'ho con Galano. Io ce l'ho con Galano, giocatore in campo, certo, perché è supponente, certo, e non fa delle cose che io veramente mi meraviglio. Questo è un uomo che riesce a stupirmi in maniera purtroppo negativa, perché entra in campo e gioca sempre nello stesso modo, cioè non gioca. Cioè lui non entra mai nell'azione, ogni volta che perde la palla butta questo braccio così, che è un modo di fare terribile anche per chi lo guarda agli spalti, sempre questo modo così, dice ho perso la palla, ma sì, è colpa degli altri, sempre gioca un po' con quella supponenza e ti dico la verità, ha stancato molto. Quando è uscito è stato applaudito perché è uscito, questo è un sintomo molto importante, fischiato, ma applaudito perché usciva. E non ce la facevano più. E diciamo che è tutto perfetto quello che ha detto questa volta. Questa volta io dico questa volta. Non può essere il capo espiatore della situazione. No, ma è un giocatore. Sì, però è un giocatore che ha delle qualità tecniche. Deve fare l'esperienza. Certo. Che ha, pure se gioca una partita ogni quattro, siccome si allena regolarmente,
e torniamo al discorso che diceva in parte Vitterio, ma anche D'Angelo, quando dice il giocatore determinate l'atleta le deve trovare dentro di sé le cose, lo vediamo quando ci sono le discipline delle Olimpiadi, si dovrebbero fare un giorno sì, un giorno no, perché tanti degli sport di squadra imparino qualcosa. Galano mi deve dimostrare qualcosa, ossia non è che deve spaccare le montagne. Della vecchia squadra sì, sono rimasti Drudi, Memucci e Galano, uomini di esperienza che dovrebbero fare la differenza. Forse solo Drudi la sta facendo, forse solo Drudi o no, Walter? No, no, Drudi non la sta facendo per niente. Assolutamente. Non ti sembra, a parte sì, Drudi l'altro giorno ha commesso tre errori. La fesseria che ha fatto con la Viterbese sì, è grossa. Tre errori pacchiani, a parte il rigore, a parte il rigore. Dopodiché è anche vero che si trova dei compagni nuovi, un'organizzazione diversa, le attenuanti non mancano. Io tendo a essere piuttosto severo con i giocatori che stanno un po' su con gli anni, perché se arrivi oltre i 32-33 e giochi ancora, alle qualità devi aggiungere certo, qualcos'altro. Certo. Nel caso del Pescara, negli ultimi anni gli over 32 non hanno tolto. Drudi quest'anno ha il problema di tenere insieme una difesa nuova in alcune situazioni all'inizio improvvisata, però ci ha messo del suo anche in negativo. Io per prima, quando ho detto ancora non capisco la forza di questa difesa, è che se tu sei primo in classifica, non hai incontrato le grandi, però sei primo in classifica, con una difesa che secondo me su 4 dei 9 gol che ha presi evitabilissimi, ecco, se metti a posto qualcosa là dietro, allora diventi Enrico, io scusa Francesco, no, Nicola, scusa, posso? Prego. Volevo riallacciarmi al discorso di Walter. È vero che questa difesa non è stata perfetta, però è anche vero che l'abbiamo detto prima, non è protetta dal centrocampo e soprattutto sì, già due che sono ali e non sono terzini, Zita e Zappelli, sono due ali, quindi loro lì dietro rimangono in tre. E tra l'altro ho visto una cosa che mi ha stupito: quando noi attacchiamo le marcature preventive non esistono mai. Allora quello è un discorso che va fatto, perché se tu c'hai una squadra di quel genere e fai questo famoso 3-4-3, che io ritengo non sia adatto a questa squadra, perché proprio è un discorso difficilissimo da fare, magari lo puoi fare già quando la squadra ha trovato una sua quadra, un suo equilibrio, è chiaro che i gol li prendi. Poi su Memusciai ci avrà tutti i difetti del mondo, nel senso che è un giocatore, come dicevate, però Memusciai ha fatto due gol e uno è stato risolutivo. Cioè, su punizione. Sì, è un giocatore che forse non sta giocando come giocava 4 anni fa, ma c'ha anche un'età. E poi non è col centrocampo a due, secondo me Memusciai è quello che ci rimette di più. Memusciai non l'avrei confermato, quindi faccio questa premessa. Però non mi sembra che Singui sia stato appunto, non è lui il problema, chiaro, no? Che sia stato uno dei peggiori, dico all'amico Riccardo, al quale voglio tanto bene, che ha fatto due gol su punizione, ma i gol bisogna farli, le punizioni bisogna saperle battere, e che nel calcio moderno, e nel calcio che lui segue a tutti i livelli, le partite tante volte si risolvono per un episodio, soprattutto su calcio piazzato. Cioè non può fare il centrocampista a due, questo sicuramente è chiaro, però ha dato la sua impronta, dietro, scusate. No, qualcosa su Galano, anche sul discorso che faceva Luca D'Angelo. Innanzitutto la realtà è più complessa oltre a quella tattica. Qui ci sono atleti più anziani e atleti più giovani, quindi ci sono diverse fasi della carriera. Galano è un atleta maturo e si vede che è scontento qui, anche perché non è stato inserito da subito, l'allenatore cerca di recuperarlo. Però Galano non è l'atleta tipico che descriveva Luca D'Angelo, che si motiva da sé, che si dà la carica, no, il contrario, da sé. Il contrario. Ha bisogno, come ci sono molti atleti, di ricevere la carica dall'esterno, è regolata dall'allenatore. Io sono d'accordo con te, ma questo è il terzo anno che Galano ha questo rendimento. Ma io penso che Euteri l'abbia capito adesso. Lo ha detto nelle ultime dichiarazioni post partita, dovrebbe capirlo anche Galano, però è una regola del calcio, non l'ha capito e non lo capirà, è una regola del calcio, è una regola del calcio, quando un giocatore vuole andare via devi fare di tutto per mandarlo via.
Allora, chiaro. Andrea, novità nei campi, poi andiamo in pubblicità perché dobbiamo entrare anche nella vigilia di Gubbio Pescara. C'è sempre una novità 0-0, nel Pescara, non è stato convocato Ingrosso, giusto? No, non c'è Ingrosso, ovviamente non ci sono neanche Bocic e Chiarella che mancano da un po', Bocic è abbastanza vicino al rientro, però mancherà Ingrosso che è stato titolare nelle ultime due partite, quindi poi andrà cercato. Ci puoi dire subito cambio. Chi potrebbe giocare domani, poi entriamo nel vivo di Gubbio Pescara? Beh, è chiaro che Cancellotti e Frascatore sono i principali indiziati per prendere il posto di Ingrosso. Chiaramente se dovesse giocare Cancellotti sarà confermato Zappella sull'out di destra, invece nel caso di impiego di Frascatore Cancellotti entra con Zappella in ballottaggio. In attacco sono in salita, in crescita le quotazioni di Ferrari, l'autore del gol del pareggio contro la Viterbese, ma anche di De Marchi. Il loro impatto è stato molto buono, c'è un Dursi che non sta convincendo in questa fase, e poi anche a destra Clemenza potrebbe giocare al posto di Galano, anche perché siamo nel bel mezzo di un infrasettimanale, quindi tre partite in otto giorni. E quindi torniamo al discorso di cambiare ancora tutto davanti. Ferrari, perché insomma De Marchi a sinistra, nel momento in cui sì. devi buttarla dentro, devi recuperare due lungagnoni pesanti pure, ma se ci devi partire non lo so. Va bene, andiamo in pubblicità e poi entriamo nel vivo di Gubbio Pescara tra poco. Però può mettere Clemente. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in diretta alle 22:03 minuti. Andrea, non è cambiato nulla sui campi? È cambiato il risultato invece in Serie A, perché il Torino è in vantaggio a Venezia, rete segnata da Brecalo. Invece in Serie C, appena iniziato il secondo tempo, 1-1 tra Catanzaro e Catania. Allora prego Maurizio Daguidi di farci vedere il quadro delle partite di domani, perché c'è un anticipo alle ore 18 che riguarda il Teramo. La classifica, la diciamo, l'abbiamo vista prima, con Pescara Reggiana e Cesena in testa. Quindi alle 14.30 Centella Olbia, alle 17.30 Montevarchi Siena, Viterbese Pesaro, alle 18 Lucchese Teramo, tutte le altre alle 21 c'è il big match Cesena Modena, poi Fermana Grosseto, Gubbio Pescara, Imolese, Pontedera, Pistoiese Ancona Metelica e Reggiana Carrarese. Partita ostica a Gubbio, Walter. Molto, molto. Sembra. Non ha mai perso, quindi... diciamo che io mi sono fatto l'idea che. Il Pescara, un'idea precisa sul Pescara e anche sul campionato, ce l'avremo dopo questo doppio turno che ci aspetta fra domani e il fine settimana. Non dopo il mese di ottobre, quando si incontrano le squadre. È certo che a quel punto là le 4 diciamo, su 5. Però intanto andiamo alla settima di campionato, all'ottava, e quindi sì. Diciamo che la matassa si comincia a sbrogliare. Dopodiché, per il Pescara, in chiave Pescara, incontra delle due avversarie che. Per adesso parliamo sempre di carta, che sulla carta gli porranno i quesiti più difficili. Da un lato l'organizzazione, la robustezza, soprattutto difensiva, del Gubbio, dall'altro la qualità e anche la, diciamo così, la capacità tecnica e offensiva della Reggiana. L'ultima vittoria del Pescara a Gubbio risale al 28 aprile 2012, il famoso anno della promozione di Zeman. Si vinse 2-0, una partita sofferta perché la palla non entrava in rete. Poi a 13 minuti dalla fine ci ha pensato Marco Sansovini e poi il raddoppio di Insigne a 2 minuti dalla fine. E proprio Marco Sansovini è collegato con noi da Ferrara. Buonasera Marco, ben rivisto. Buonasera a tutti. Come stai Marco, tutto bene? Sì, bene, bene, bene. Allenatore dell'Under 16 della Spalla, ha lasciato la nostra città per questa nuova avventura. Parliamo subito di questa tua nuova esperienza in terra estense. Come sta andando? No, bene, abbiamo iniziato il campionato proprio questa settimana, pareggiando col Sassuolo, abbiamo fatto un'ottima gara. E tutto il lavoro che stiamo facendo sta dando dei buoni frutti. Sono contento sia io che il mio staff. È un ottimo ambiente per lavorare, c'è tutto, strutture, organizzazione, persone, qualità delle persone, perciò è sicuramente un ambiente lavorativo ottimale. Ovviamente con te dovremo collegarci ogni settimana perché hai fatto gol un po' da tutte le parti, in tutti i campionati, a tutte le squadre. Questa di Gubbio però è una rete che è rimasta impressa sia ai tifosi pescaresi in quell'anno magico, ma anche per te è stato un gol davvero bello. Sì, più che bello, importante.
perché credo che ecco, avevamo appena ripreso un cammino importante, venivamo dalla vittoria di Padova, se non sbaglio, sì, e dovevamo dare assolutamente continuità in un campo dove, ecco, andavamo a incontrare il Gubbio, che comunque era nelle parti basse della classifica, però si sa che poi quelle sono le partite più difficili, come poi si è dimostrato, non tanto in campo, perché abbiamo dominato la partita dal primo secondo fino all'ultimo, però la palla non entrava, quando non fai gol e rimane 0-0 fino a 10-15 minuti alla fine, sai, inizi a pensare che possa essere una partita stregata. Poi vincere lì io credo che abbia dato quasi il colpo di grazia al campionato. Noi abbiamo messo sicuramente l'acceleratore in quella partita. Fu la tappa di avvicinamento a quel grande traguardo. Sì, oltre che una tappa, io penso sia stato proprio un crocevia, perché vincendo lì abbiamo messo proprio il timbro per la vittoria diretta, perché non vincendo magari a Gubbio si andava a complicare il discorso di arrivare primo o secondo, e quindi sareste dovuto andare ai playoff. Senti, a proposito di Pescara, il momento difficile ovviamente di questo campionato di Serie C, anche il tuo divorzio con la società, come stai vivendo? Perché sicuramente seguirei da lontano le vicende del Pescara, no? Squadra che è entrata nel tuo cuore, giusto? Sì, sì, assolutamente. Non riesco a vedere le partite, quello devo essere sincero, però insomma mi informo, leggo, cerco un po' di capire. Fatto la squadra è sicuramente per la categoria molto molto importante, quindi sarà insieme alle 3-4, quindi Modena e Reggiana, e ci metto anche l'Entella, queste sono le squadre più forti. Poi chiaramente esce fuori sempre uno o due outsider che magari non ti aspetti o che non partono con i favori del pronostico, e poi il campionato è sempre difficile e competitivo. Senti Marco, per giocatori che hanno calcato anche campi della Serie B, è così difficile calarsi nella nuova realtà di un torneo diverso come quello di Serie C? Io credo che stia è molto individuale, sta nella qualità delle persone. Se si rimane con la puzza sotto al naso, tra virgolette, e con i ricordi di dove uno ha giocato e pensa di meritare di giocare, allora si fanno delle figuracce. Se invece ci si cala nella mentalità della Serie C e si suda, si tirano sulle maniche, si lavora duro, allora a parità di interpretazione della partita, poi i valori vengono fuori. Quindi resettare il passato e pensare solo al presente, no? Che sia la CB, non cambia. Quello è il ma penso che sia il calcio che lo dice, dal piccolo, quindi dal microciclo settimanale, quando finisce la partita è finita, basta, si cambia registro, cioè quella successiva, si deve dimostrare, si deve vincere quella successiva. Pensare sempre al passato, io penso che sia solamente deleterio, non porta assolutamente a niente. Qualche curiosità dallo studio, iniziamo da Riccardo Clinco. Riccardo, vi prego di essere veloci. Perché... Ciao Marco, ben rivisto. Ciao. Ciao. Marco, le difficoltà che hai in un campionato di C rispetto a quello di B? Tu che li hai fatti tutti e due i campionati? Ma guarda, non saprei dirti, ma chiaramente magari in Serie C si prova a giocare un pochino meno, e c'è molta più qualità sicuramente che ancora in Serie B, quello sicuramente. E il campionato di Serie B è estremamente lungo, quello di Serie C è un pochino più corto, e perciò magari i punti persi tra pareggi e sconfitte pesano un po' di più sicuramente, c'è più fretta. Ecco, tu che lo scorso anno sei stato a Pescara e ovviamente l'ambiente era avvelenato per la retrocessione, pensi che, cioè, sì, solo i risultati possono un attimo ricucire questo strappo ambientale, ma Pescara ha difficoltà in più rispetto alle altre squadre proprio per l'esperienza degli ultimi due anni? Pescara può trovare la difficoltà della pressione di dover vincere, perché chiaramente è una squadra costruita per vincere, una retrocessa, e quindi parte con i favori del pronostico. Questa è una pressione che magari
può diventare negativa, sta solamente ai ragazzi in campo, al mister, lavorando nel migliore dei modi, cercare di fare più vittorie possibili, quindi acquisire una fiducia, acquisire anche una credibilità e una tranquillità nel lavoro e nelle partite da affrontare. Ecco, tu sei stato anche nello staff con Grassadonia, che intanto sta facendo benissimo a Pagani, con la Paganese, due vittorie, un pareggio a Bari, e ha trovato delle difficoltà nello spogliatoio, veramente in tanti hanno trovato questo tipo di difficoltà. Riavere in squadra, ecco, senza fare nomi, elementi che in passato hanno creato delle turbolenze, si cancella anche quello oppure può essere un ostacolo in più? Ma io in passato non c'ero, quindi nel recente passato, nell'immediato sì, ma onestamente ho trovato solamente un ambiente, uno spogliatoio un po' depresso, ovviamente arrivando anche a febbraio la situazione era abbastanza brutta, drammatica anche sportivamente parlando, quindi la depressione un po' sportiva si toccava con mano sicuramente. Negli anni precedenti non c'ero, perciò non mi permetto di giudicare, però credo che tanti giocatori sono cambiati, squadra è quasi totalmente rinnovata, allenatore compreso, e ci saranno stimoli nuovi sicuramente, perciò un tipo di gruppo tutto nuovo. Va bene, non so se qualcuno vuole salutare Marco, c'è Walter Nerone, Francesco Di Francesco, Nicola Marini e Pietro Literio. Il saluto che faccio a Marco Sansovini è che il gol, quello lì che abbiamo rivisto 7-8 volte, sarebbe bello poterlo rivedere in continuazione per sempre, è uno dei tanti gol fatti nella sua splendida carriera. Quel gol lì, secondo me, lo dovrebbero vedere i giocatori, gli attaccanti soprattutto del Pescara, colpo di testa e lui già è pronto a andare a riprendere, come ha fatto l'eventuale ribattuta. Ma a parte vederlo, dopo lo devi anche saper fare. Ho capito, infatti determinate qualità tecniche, caratteriali, esatto. Caratteristiche tecniche, o ce l'hai o non ce l'hai, il fiuto del gol, la rapidità e tutto il resto. Però lì scatta anche, e chiedo questa domanda a Sansovini, scatta anche qualche altra cosa oltre a caratteristiche tecniche, il fiuto del gol, la voglia, la rabbia, quella concentrazione al 101% o no? Intanto grazie per i complimenti. Adesso tanto ho smesso. Hai fatto una tua carriera. Grazie. Ha smesso, posso anche dire quello che penso. Veramente bravo. A parte l'hai sempre detto quello che pensavi anche quando giochi. Sì, però adesso dico una cosa su di me, ecco, prendendo questo gol te lo vai a cercare ma non lì, non la domenica, te lo vai a cercare nei giorni e nei mesi precedenti. Andando a letto presto come facevi tu, vero Marco? No, allenandoti bene, non c'entra quello. Non è quello lì. Gol là, Marco, c'è anche il fatto di credere che l'altro Marco ti vede e te la dà. Sì, però diciamo che quello è anche un qualcosa, una cooperazione che trovavi. A livello anche schematico, quindi sapevi che da quella posizione io partendo da là dovevo andare a tagliarmi, era tutto un automatismo chiaramente, però poi quello che succede dentro l'area di rigore io credo che diventi anche lì la differenza la fai tu, perché l'allenatore era l'allenatore che allora, Pietro Literio a volo e poi salutiamo Sansovini, prego Pietro. Grande Zeman, lui è una dimostrazione di automotivazione, quindi di atleta proattivo si chiama. Ma mi interessa chiedergli da allenatore al mister come gestirebbe lui questi atleti con la puzza sotto il naso, come li ha definiti. Come si gestiscono? Io non ho detto che ci sono questi atleti, attenzione. No, in generale ci sono. Su Pescara. Okay. Ci possono essere dei momenti in cui l'atleta, anche scontento, ha la puzza sotto il naso, no? Come si gestisce l'atleta in quel caso da allenatore? Ma io non ho questa grandissima esperienza da allenatore, quindi però probabilmente ci parlerei e sicuramente gli farei vedere la realtà un pochino com'è, anche non dico crudamente, però parlando da uomo a uomo,
da allenatore a giocatore, da uomini di calcio, vis-à-vis diciamo che ci si intende, quindi c'è poco da nascondersi. Le cose sono quelle là, quando uno sente una cosa probabilmente anche l'altro la sta sentendo, non è che uno arriva da tutto un altro mondo e si inventa qualcosa. Quindi io credo che poi il giocatore, sentendo comunque la fiducia, ma messo quasi alle corde, non può scappare, allora deve solo dimostrare se ha qualcosa dentro. Se non ha qualcosa dentro, allora deve cambiare. Marco, Marco, a proposito, una curiosità che non ho da 10 anni. Quando Zeman si fece prendere Caprari per farlo giocare al posto tuo, a proposito di puzza sotto il naso, la concorrenza stimolò la qualità. Come diciamo così, non come ti sei sentito, ovviamente sei visto in campo come hai reagito, ma quando hai capito che il mister stava cercando uno, come dire, uno specialista del ruolo dell'esterno? Allora, quando arrivò Gianluca, subito non giocava, poi prese il mio posto. Esatto. Chiaramente, come tutti i giocatori, ci rimani tra virgolette male, però ho voluto essere comunque una parte attiva, quindi cercare di dimostrare, di tagliarmi comunque il mio spazio, anche perché la situazione era quella che era, stavamo cercando di vincere il campionato, perciò era assolutamente più importante quello rispetto al mio minutaggio. Sapevo che comunque avrei trovato il mio spazio e dovevo ritagliarmelo nel migliore dei modi. Poi onestamente stiamo parlando di Caprari, che è vero che prima comunque aveva 18 anni, sì. Però io riconosco che in quel ruolo, soprattutto in fase di costruzione e rifinitura, è uno dei migliori. Lui era decisamente meglio di me, questo, cioè, non lo metto in dubbio. Vedete l'umiltà del calciatore. Grazie a Marco Sansovini da Ferrara, sempre legato a questi colori, e viceversa, perché è una città che tu sai meglio di me quanto affetto porta nei tuoi confronti. In bocca al lupo per questo campionato con l'Under 16 della spalla. Marco, un abbraccio da parte di tutto lo studio. Ciao Marco. Grazie. Grazie Grevi, ciao a tutti, buona serata. Grazie. Ciao. Notizia dell'ultima ora da Andrea Costantini, sì. C'è una novità per gli stadi. Prego, sì, Andrea. Perché dal CTS arriva il via libera, una capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso, i Palasport, in zona bianca. In particolare è stata emessa una nota proprio del CTS, e questa nota si afferma che il CTS ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di Green Pass agli eventi sportivi. In particolare ritiene possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture all'aperto al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca. Inoltre il CTS raccomanda che la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone. Insomma, si va gradualmente alla riapertura completa. Qualche ora fa ha parlato l'allenatore del Gubbio, Vincenzo Torrente, che pensate ha giocato anche con Auteri nel Genoa dall'84 all'86. Andiamola a sentire e poi ultimo giro con i nostri ospiti. E la squadra da battere in questo campionato ha grande individualità, basta pensare, come ho detto, Galano, ma Marilungo, Ferrari, per fare qualche nome, Benusciai, quindi tutti i giocatori di grande valore. È una squadra che fa del ritmo e della qualità tecnica la loro forza, e quindi ci aspetta una partita difficile, ma come dico sempre, noi ce la giochiamo con tutti, non abbiamo paura di nessuno. Giochiamo in casa e cercheremo e proveremo a battere questo Pescara. Ci vuole una grande impresa sicuramente per batterlo. Intanto non è facile preparare una partita così importante in pochi giorni, però contro questo Pescara bisogna mantenere ritmi alti, grande intensità, perché è una delle loro
qualità principale, poi c'hanno queste individualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, ma vanno tenuti ritmi altissimi, forte, da fino al 95esimo, perché sennò è una squadra che fino adesso ha detto in queste 5 partite, è una squadra che non molla mai, è una squadra che ha raggiunto i risultati nel finale. Domani incontrerà Galano, un pezzo di storia. Sì, no, ma è un ragazzo che sono legato da affetto e grande stima della persona e del giocatore. Con me è stato 3 anni, un anno qui a Gubbio e 2 anni a Bari. È un ragazzo che ha dato tanto ed è un peccato che un giocatore così giochi in questa categoria, perché secondo me è sprecato per questa categoria. Eh sì, Torrente al contrario di Klinko stima molto Galano, che per di più è l'ex della partita. Dall'altra parte c'è Boulevardi, altro non ex. Mi fare passare per l'uomo che non stima Galano. Beh, io stimo tutti quelli che vanno in campo con la voglia di giocare a pallone. Se Galano, che a me piace anche come giocatore, va in campo, meno male che ti piace. No, ho capito, ma se va in campo con questa supponenza e con le qualità che ha, nessuno giocherà secondo te domani Galano? Non credo che giocherà. Però con Galano siamo tutti severi, perché tecnicamente non in questa squadra, ma in questo campionato ce ne sono un paio alla sua altezza, non di più. L'altro chi è? Ci sta il trequartista del Modena, di cui adesso Tremolada. Un buco. Tremolada. Bravo, Tremolada. Enciclopedia vivente di là. Pietro, quindi Gubbio un'altra tappa. Ovviamente trasferta difficile, ripetiamo sempre il solito discorso, perché in questa Serie C non si può sottovalutare nessun avversario, abbiamo visto con Pesaro e Viterbese, figuriamoci Gubbio che in casa ha un rendimento positivo, squadra molto ostica. Sì, secondo me cambierà la formazione e metterà quella che ha veramente in mente, con De Marchi sicuramente in attacco, ma mi interessa qua dire una cosa sulla prossima partita e sulle altre. La parola d'ordine di Auteri, che ha detto in un'intervista, è essere spietati. Se il Pescara cresce in spietatezza, cioè in concentrazione, in motivazione, non ce ne sarà per nessuno. Quindi sarà la corazzata, secondo te? Sì, se riesce a fare questa crescita il Pescara. Nicola, come possiamo chiudere questo numero di replay dopo il pareggio in casa con la Viterbese, la vigilia di Gubbio in trasferta a Reggiano in casa e poi un ciclo difficile di ottobre? Beh, qui si dovrà vedere il vero Pescara. Tra l'altro tenete presente che nella partita di domani sera contro il Gubbio, se il Pescara finora ha avuto, lo abbiamo detto tutti, un campionato abbastanza leggero, test severo, esatto, il Gubbio al contrario ha fermato la Reggiana a Reggio, ha fermato la Cesena, ha fermato il Cesena e ha vinto con l'Entella 3-1 in casa. Quindi su 5 partite ha incontrato tre big, e quindi vediamo che questa è una squadra non solo da rispettare, ma anche da temere. E ha preso un gol. Certi momenti. Cambierà qualcosa nella zona nevralgica, oppure ancora Rizzo e Memusciai? Secondo te, Riccardo, ovviamente non la sappiamo la formazione. Beh, considerando che ci sono poi un'altra partita anche sabato, Duce domenica, e sicuramente lui qualche cambio lo farà. Io credo, per come ho visto la squadra, che giocherà a titolare Ferrari. Questo è il mio. Quindi lui dice De Marchi e tu dici No, io Ferrari. Dico Ferrari perché. E su di lui, secondo me, lui costerà l'attacco, questo per come si è mosso anche nell'ultima partita, cioè un giocatore importante che dà molto peso in avanti. Credo che lui questa cosa gli manchi un po'. I piccolini, secondo me, si sta rendendo conto che c'è qualcosa che gli, forse vediamo domani. Vediamo domani, però devo dire una cosa, sì. Che io a Gubbio ero quella partita, sì. Di mare. Gubbio è una città che sente molto la partita, sono molto attaccati alla squadra, lo stadio è molto piccolo, cioè è una partita molto sentita, loro è una tifoseria molto, io parlo chiaramente per tosta. Covid, sì, molto sì, tosta, sì. Molto... Walter ha detto che non giocherà Galano, quindi giocherà Clemenza. Suppongo di sì, vedo dura cambiare il centrocampo, perché
mi pare che su Giambò non abbia. Ma Valdifiori? Oris polvere a Valdifiori. Farlo giocare. Ecco. Se Pompetti è ancora. Sarebbe andare incontro a un delitto. Se magari giocherà. Giocare o non farlo? Farlo giocare dopo tanto tempo in una partita così difficile contro una squadra. Allora non giocherà magari con la Reggiana. Ragazzi, con la Reggiana lo presenta. No, è più difficile, ma la Reggiana è una squadra diversa dal Gubbio. Gioca e lascia giocare. Il Gubbio è tatticamente molto più aggressiva della Reggiana, per quello che si è visto. No. Dopo magari domani vediamo un'altra partita. Sono giocatori di livello, per cui. Ma scherziamo, Valdifiori può giocare con una gamba. Ti poni il problema Valdifiori a Gubbio. Magari non sa dove si trova Gubbio, scherzo, ma voglio dire, è un problema farlo giocare a Gubbio. Cioè, no, è un problema tatticamente, dopo chi corre dietro agli avversari che te ne arrivano 7-8 alla volta. Quello sto dicendo io. Andrea, sì, che non mi sembra che tra le Musciaie la corsa non è un problema. Se è una partita ad alta intensità, come penso, sì, io credo che Valdifiori non lo metta. Per un semplice motivo. Non la messe quella bassa. Non ha il passo. Bravo, in casa è diverso. In casa è completamente diverso. Puoi preparare la partita. Non gioca in base all'avversario. Comunque. Sono d'accordo. Cioè, sì, però va bene, però delle partite, l'avversario c'è. Partite come questa che non la devi perdere, insomma. Capito? Va bene. Volete ripeto, magari gioca Valdifiori, diciamo 1-0 con un gol di Valdifiori o con una bella prestazione. Quello è un discorso. Andrea, che novità abbiamo? Perché il Venezia ha pareggiato sul rigore con Aramo e il Torino è anche in 10 perché il fallo da rigore è stato un fallo da ultimo uomo di Gigi. Dunque 1-1 il parziale al Penso, 1-1 anche a Catanzaro, tra Catanzaro e Catania. Peccato che domani si giochi alle 21 perché c'è anche la Champions, sì. Quindi questi scienziati degli orari, gli scienziati stanno non si poteva giocare un altro orario. Tornando a Gravina, la dirigenza del calcio tra gli scienziati penserei. No, Gravina ha tutta la mia stima. Il problema uno dei problemi del calcio è un gruppo dirigente che come dire, i giovanotti là in mezzo sono quelli nati dopo il 40, no? Ecco, è una dirigenza che vuole fare il modernismo. Il problema è la Lega di A, tu sei il nostro rappresentante per la Russia. Domani ci vado a esatto. Io domani ci vado a tu sei il nostro rappresentante. Il problema non è la federazione, il problema è la Lega le varie leghe, la Lega di C che sa come il calendario e allora fai i turni presettimanali. La prossima settimana. Le decisioni che dettano poi le condizioni. No, ma io immagino che ieri sera, che domani sera staranno tutto su 11-12 là. Come si chiama quella piuttosto che su Sky o Walter, la prossima settimana c'è la sosta della Serie A e non c'è nessuno martedì non c'è campionato nessuno. No, 16 squadre come un tempo. Sono stati talmente come dire perfidi che hanno accavallato anche le partite in orario anticipato, no? Sì. Perché adesso siccome c'è il rischio che la Champions, l'Europa League mettono un paio di partite alle 6, allora qualche Serie C alle 6 perché mandarci tre persone in più sugli spalti. Andrea, ci dai il palinsesto di domani pomeriggio della nostra emittente perché si inizierà credo alle 17:30. Assolutamente sì, partiremo a quell'ora perché alle 18 giocherà il Teramo a Lucca, quindi seguiremo la partita della squadra di Guidi e poi dopo il post partita di Lucchese Teramo avvieremo i collegamenti con Gubbio intorno alle 20:30 dove ci sarà il nostro Paolo Renzetti per il prepartita e poi la partita delle ore 21 e le voci del dopogara. Quindi una bella maratona per raccontarvi le due squadre di Serie C. Quindi, a Walter Nerone, a Francesco Di Francesco, a Nicola Marini, a Riccardo Clinco, a Pietro Literio. Grazie. Salutiamo anche il nostro Totò De Leonardis, che ripeto è in panchina, anzi in tribuna, è ancora in infermeria, ma tornerà tra qualche settimana. Grazie a Loris Bennato, a Maurizio Daguì, a te Andrea. Ciao. Appuntamento a domani alle 17:30. Grazie per averci scelto.